Intanto grazie, come sapete siamo qua per presentare la web app per la prenotazione dei vaccini. Inizierei subito dal punto di vista proprio tecnico, dal punto di vista tecnico, e quindi la parola alla dottoressa Del Frate, così vi spiega su te, dopo ovviamente diremo due parole noi. Buongiorno. Ecco, la web app è un'applicazione che consente di fare la prenotazione delle vaccinazioni su diversi dispositivi mobili, quindi non solo su telefonini, smartphone, ma anche su tablet e PC. Questa web app sarà attiva dal 13 aprile e quindi da domani, e sarà un nuovo canale digitale che amplia le modalità di prenotazione del vaccino. L'accesso a questa web app avverrà in due modalità secondo le regole AGID, quindi la prima attraverso il servizio consente di prenotare la prestazione sia per se stessi ma anche per altre persone all'interno dei diversi centri vaccinali della regione. Questo nuovo canale digitale, che si affianca ai canali di prenotazione delle prestazioni e delle vaccinazioni, è un canale che sicuramente consente di avere un accesso protetto e riservato nel pieno rispetto della privacy. L'utilizzo è un utilizzo semplice e molto fruibile da tutte le tipologie di persone. L'accessibilità, anche questa, è stata fatta in maniera molto immediata e veloce. Come dicevo, l'utilizzo potrà avvenire tramite PC, smartphone o tablet, quindi per questo insieme ad INSEAD abbiamo pensato di realizzare una web app, quindi non un'app scaricabile dai vari store, ma una web app, quindi utilizzabile su tutti i dispositivi. È una prenotazione, è uno strumento di prenotazione attivo 7 giorni su 7, 24 ore su 24, e consente di non fare fila allo sportello piuttosto che al call center, piuttosto alle farmacie, che sono i tre canali che attualmente utilizziamo per prenotare la vaccinazione. Quindi ricordiamo che è un ulteriore canale oltre alle farmacie abilitate, oltre a tutti gli sportelli CUP delle aziende sanitarie e al call center che tutti conosciamo. Chiaramente abbiamo dovuto adattare la web app alle ultime ordinanze del generale Figliuolo, per cui abbiamo in qualche modo rivisto in questi ultimi due giorni le priorità delle categorie, e quindi attraverso questo nuovo sistema digitale potremo prenotare, le persone con elevata fragilità potranno prenotarsi, i familiari, conviventi, caregiver, genitori, tutori e affidatari. Poi abbiamo il personale sanitario e sociosanitario, e poi la prenotazione chiaramente degli over 80 e dei cittadini che rientrano nelle fasce di età tra i 60 e i 79. Come dice l'ordinanza, le prenotazioni delle seconde amministrazioni sono confermate e tutte queste disposizioni rimangono in vigore per le prenotazioni delle persone dai 60 anni in su. Quindi queste sono le categorie che si possono prenotare attraverso la web app. E qui abbiamo cercato di farvi capire in maniera molto chiara come questa applicazione può essere utilizzata da tutti i dispositivi. A questo punto io entrerei nel merito della presentazione vera e propria della web app, facendovi vedere tutti i passaggi che ci consentono di arrivare ad una prenotazione. Ecco, questa è, diciamo, l'home page della web app, che adesso noi la vediamo in un formato esteso perché la stiamo utilizzando attraverso PC,
ma la stessa funzionalità la potrete utilizzare e vedere sullo smartphone. Quindi abbiamo ripreso l'immagine della campagna vaccinale. All'interno della home page noi abbiamo tutta una serie di indicazioni che ben conosciamo per una corretta prevenzione. Indichiamo anche che le prenotazioni delle vaccinazioni possono essere fatte attraverso altri canali e poi nell'ultima parte abbiamo inserito le informazioni relative alle vaccinazioni anti-Covid e le FAQ collegati al sito rispettivamente della Regione e del Ministero. A questo punto voglio prenotarmi la vaccinazione. Abbiamo inserito, come avevo anticipato prima, l'ultima ordinanza in modo tale che il cittadino venga a conoscenza del punto a cui siamo arrivati per quanto riguarda le categorie da prenotare e quindi abbiamo tutta una serie di informazioni che mi dicono che se soddisfo a questi criteri posso andare avanti, altrimenti vale la pena di non andare più avanti. Quindi ripetiamo quali sono le categorie che possono essere vaccinate, se non appartiene a nessuna di queste categorie ti preghiamo di non proseguire. Ho letto e compreso tutte le informazioni, proseguo. A questo punto è stato messo in funzione un servizio molto interessante da parte di INSIEL della messa in coda della prenotazione. Cosa vuol dire? Nella misura in cui ci sono un numero elevato di persone al minuto che stanno accedendo alla web app, lo strumento non ci caccia fuori, non ci butta fuori, ma ci dice attenzione, rimani in coda perché fra tot minuti, e viene calcolato in funzione del numero delle persone che sono presenti all'utilizzo della prenotazione e quindi ci consiglia di attendere il proprio turno. Questa è una funzionalità nuova che è stata aggiunta proprio per evitare che ci siano delle situazioni in cui una volta che la coda delle persone che stanno prenotando è elevata, ma mi dice attendi il tuo turno, fra un minuto, 10 minuti, 5 minuti potrai accedere. Quindi secondo noi questa è una funzionalità sicuramente molto interessante proprio a farla attendere il proprio turno. Nella fase di identificazione io posso accedere attraverso due modalità, come abbiamo detto, o attraverso lo SPID, Servizio Pubblico di Identità Digitale, oppure attraverso il codice fiscale della tessera presente anche sulla tessera sanitaria e le ultime cifre della nostra tessera sanitaria, in modo tale che sugli archivi venga fatta la verifica della correttezza della tessera associata alla persona e quindi ci consente di proseguire nella autenticazione. È necessario anche un numero di telefono perché per avere una maggiore sicurezza di accesso a questo tipo di prestazione mi viene mandato un SMS di verifica che dovrò successivamente inserire. Quindi una volta inserito il codice fiscale e il numero della tessera e il numero di telefono, proseguo. Sul nostro cellulare arriverà un codice di verifica che andrò ad inserire. Se non lo ricevo, come sapete, mi dicono richiedi un altro codice, oppure proseguo. A questo punto io con il mio codice fiscale, la mia tessera sanitaria e il mio codice di verifica posso proseguire e vengo identificata. A questo punto sono dentro al sistema con il mio cognome e nome, codice fiscale e codice della CRS. Come vedete abbiamo tutte le categorie di cui abbiamo parlato prima che possiamo su cui possiamo fare la selezione. Scegliamo ad esempio assistiti dagli 80 anni in su, prosegui, e a questo punto mi dice scegli dove andare. Abbiamo un'offerta rappresentata in due modi, o per azienda o per disponibilità. Significa che in tempo reale mi viene dato il primo posto disponibile
nelle varie sedi delle diverse aziende sanitarie, quindi in questo caso abbiamo per ASCO o per ASUGI. Se invece scelgo per disponibilità, mi viene dato il primo posto libero alla prima giornata in cui c'è il primo posto libero e sotto abbiamo l'indicazione di quali sono le sedi su cui si può fare la prenotazione. Se io scelgo ad esempio per azienda, vado a scegliere la sede dove voglio fare la mia prenotazione e vedo che da quel giorno in cui è disponibile dove c'è il primo posto libero e i giorni successivi abbiamo a disposizione i diversi slot a cui da selezionare per poter scegliere non solo la sede, non solo il giorno, ma anche l'ora. Posso scegliere attraverso un accesso ad un calendario oppure direttamente dalla web app. Una volta che io scelgo, individuo l'ora di interesse, la seleziono. Prosegui. Allora, vediamo. Siamo un attimo. Risulta essere presente sul promemoria e che mi identifica correttamente la prenotazione. Infatti, ogni volta che viene fatta una prenotazione di una prestazione, viene prodotto un promemoria, che lo scarico, che è un promemoria che viene consegnato di solito dal CUP. Questo promemoria potrà essere o stampato oppure anche mantenuto all'interno del proprio dispositivo, perché è solo da rendere visibile all'atto dell'accesso al punto vaccinale. Abbiamo tutte le nostre informazioni, abbiamo il codice di prenotazione, abbiamo l'indicazione di dove presentarsi. Posso anche aggiungere un calendario, ad esempio se io ho un calendario personale posso aggiungere questo evento all'interno del mio calendario in modo tale da averlo sempre a disposizione. Accedendo alla funzione che è presente su Sesamo dell'annullamento dell'appuntamento è possibile eventualmente annullare la prestazione e ritornare a fare la prenotazione.